infatti stiamo parlando del Made in Italy, le prospettive internazionali, non solo fiero ovviamente. Quindi Claudio, il Made in Italy è famoso in tutto il mondo e lo sappiamo bene, no? Dopo Visa e dopo Coca-Cola è il nome più famoso nel mondo. Il marchio più. Il Made in Italy è famoso perché non solo per la grande creatività che hanno gli italiani, ma perché, come ha appena detto lei, c'è anche il design. Il design è fondamentale e questa è un'arte italiana che è unica nel mondo, dove noi riusciamo a dare la forma, la figura, senza incidere sulla funzionalità. E questo ce lo riconosce tutto il mondo. E questa è una parte importantissima. L'altra parte è quella che abbiamo detto con la signora, l'aspetto della fiera. Le fiere sono importantissime, stiamo parlando del Musimesse, una delle fiere più antiche nel settore, nel nostro settore, alla quale dobbiamo dare un grande supporto. Io ho lavorato come CAF, ma lo sa benissimo, quest'anno abbiamo contribuito a far venire più visitatori, perché sarebbe un gravissimo errore mettere in discussione una fiera europea quando i giochi sono molto chiari e molto semplici. C'è una fiera in America, ci deve essere una fiera in Europa e c'è una fiera in Estremo Oriente. Questo è un altro bilanciamento. C'è un'industria da difendere in un momento in cui, in un mondo piccolo come il nostro, ci sono delle evoluzioni e delle involuzioni a livello mondiale che mettono in discussione molte cose. Quindi questo è un momento fondamentale per fare rete, per difendere il made in di ogni paese e tutti insieme promuovere la nostra città. Perfetto. Allora, mi